cazzo, che snack. Amici miei, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vedrete il test della nonna delle patatine che sanno di... Il problema è che dovremmo bippare tutte le volte che pronunciamo signor Alessandro. Allora, intanto arriviamo a 10.000 mi piace, perché all'interno di questo pacco, oltre a quello al gusto, ci dovrebbero anche essere le patatine. Ha un gusto di un'erba particolare. Allora, come funghetti? Ragazzi, ma che ci abbiamo? Funghetti magici. Cheddar, queste normali. Oh, oh, no, no, montazione. No, allora, cerco devi blurrare questa cosa. Ha un gusto, diciamo, di un'erba esotica. E poi che ci abbiamo? Ah, e poi abbiamo le patatine iper piccanti. 10.000 mi piace. Le facciamo provare sia le patatine ai funghetti magici, sia le patatine all'erbetta romana. No, vabbè, raga, clamoroso. Non vedo l'ora di vedere la nonna affumicata. Vi lascio al video. Queste patatine mi sono costate 20 fottuti euro, ragazzi. Mi auguro per lei che non abbino un retrogusto di pisello africano. Buon proseguimento, presidente. Allora, test patata gusto fi. Test patata gusto f. È gusto pus. Cioè gusto, insomma. Vabbè, comunque proviamolo, ragazzi. Andiamo, ragazzi, siete pronti? Allora, voglio lo spammettino di Jamal. Andiamo, ragazzi, procediamo. Non c'è il ketchup, per fortuna. L'odore ricorda quello del merluzzo. No, 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 aspettate che ve lo devo capire, ve lo fa capire. Avete presente quando andate dal sushi all you can eat, quelli tipo da 9 euro? È esattamente l'odore, quello delle chele di granchio fritte. Ha un sentore di acido. La chela di granchio è molto potente. Sa di piedi di granchio. Sa di piedi e l'odore di pesce. È una anni 70 questa, ragazzi. Andiamo all'assaggio, ragazzi. Allora, non so come una tira l'altra, raga. È strana perché... Allora, sono le patatine più costose che abbia mai provato. San di merluzzo. San di tipo tonno. Sa di tartar di tonno. L'odore è strano, ragazzi. L'odore è estremamente strano. Ne provo un'altra. Sì, c'è, perché c'è quell'acidità del sushi andato a male. La data di scadenza? No, 2023, ragazzi, per fortuna. 2023. È una agonizzante questa. No, no, non male. Cioè, ti devo dire, raga, capite che pensavo peggio? Sanno di pesce. Cioè, sono patatine che sanno di pesce. Com'è possibile che sanno di pesce se non c'è il pesce dentro? Sanno di scatoletta di tonno. No, questa patatina sa di tonno, prendo, mica. Oh, ci hanno scorreggiato dentro. Niente, raga, sono fondamentalmente delle patatine gusto che sanno giustamente di merluzzo. Sanno di triglia fritta. Comunque, ragazzi, queste qua le impacchettiamo e domani le facciamo assaggiare a mia nonna. Facciamo il video. Così mo ne grabbiamo un po'. Non ti grattare in testa. Ah, è vietato. Allora, buongiorno. 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 Allora, nonna e nonno, è da tanto che non registriamo un video insieme. No. E oggi è arrivato il giorno del giudizio. Perché dopo sushi, kebab, hamburger, eccetera. Cos'altro dobbiamo mangiare? Oggi proveremo queste. Le tanto discusse patatine che hanno provato tutti su YouTube. Il problema è che nessuno ha un nonno per provare queste patatine. Oh, finalmente. Prova a leggere che c'è scritto. Lo sé? Voyur. Ok. Virginity. Ok. Vittuvi. Ok. Ostac. Ma perché? Cazzo. È gatto, tedesco dice cazzo. Cazzo. E qua mi c'è scritto più 18. Più 18? Però prova a leggere dietro, nonna. Allora, no, beh, riesci a leggere qua. Beh, ci vogliono gli occhiali, enorme. Non riesci a leggere? Devo andare a prendere gli occhiali. Ma le patatine dobbiamo mangiare? Sono patatine. Sono patatine per speciali, però, nonna. Non sono patatine speciali. Dobbiamo mangiare, qui ci sono chiacchiere fino adesso. Allora, nonna, vedi, queste sono patatine per adulti. Vedi? C'è anche l'immagine di una signora che si mette dentro il culo dentro, no? Che si... Scusami? E c'è il culo dentro. C'è il culo dentro. Aspetta, è arrivato il maestro. Allora, maestro. Dove? Allora, qua, devi leggere qua, questo grosso. Patatine al gusto... Voilà. Mi ricorda qualcosa. Nonna, adesso... Usa? No, dobbiamo scoprirlo. Allora, queste qua sono le patatine al gusto... Allora, queste qua sono le patatine al gusto fi. Ok, a 100.000 mi piace proviamo le patatine al gusto... No, l'altro.
Vabbè, aspetta, no. Ma aspetta. Quando mi fai dire le parolacce? No, allora, queste qua, ragazzi, sono quelle che avete già visto, solo che ovviamente le dobbiamo aperte su Twitch, solo che dobbiamo farle provare alla nonna e al nonno. E vabbè, sono caccato, questa qui si è caccata sopra. No, allora, è da capire di sia la persona, di, cioè, nel senso, capito? Perché poi il problema qual è? Come hanno fatto a fare queste patatine qui? Come hanno fatto a fare? Cioè, qualcuno si è pisciato addosso, che è successo? Può darsi. Le dobbiamo mangiare. Allora no, intanto intanto annusiamo. Ma non tanti niente. Annusa un po' tu che sei esperto. Di cipolla, che è cipolla. Annusa un po'. È un brutto odore, che cazzo. Non ti piace, no? No, No, ma dai, vabbè, adesso proviamole. No, proviamo. Allora, io l'ho già provato. Sono una patata. Mi ricorda, per quanto mi riguarda, i merluzzi fritti del nonno. Ah, ma non sono così. Sì che sono buone da tanto. I merluzzetti? Merluzzetti. Ma allora no, prova un po'. Allora, va bene, adesso vediamo, no? Che schifo, Che cacchio. Sei di merluzzo. Ma che di merluzzo, di pollo, no? E che cazzo, tutto un imbroglio di cavolo. Allora, queste qua... Guarda che faccia... Ma da dove vieni tu? Ma che faccia fai? Ma che stranza porri. Allora... È un miscuglio di cipolla di... Allora, le ho pagate 19,90€. Povera tu. Mamma mia. 19,90€. Fossi andato a escort avrei speso meno, probabilmente. Ma povera tu. Mi hanno truffato. Mi hanno fregato proprio. Allora, leggiamo gli ingredienti. Patate. E per forza. Olio di colza, maltodestrine, sale, cipolle, aglio, zucchero. C'è l'olio di cazzo. Olio di colza. Ah, colza. Crema in polvere, estratto di lievito, aroma d'olio, cipolle di sodio, limone in polvere. Fa morire. Dai. Ragazza americana. Allora, ragazza americana, se lo mangiassi un'ora. Prova a riassaggiare, dimmi che cosa senti, quali sono gli odori e i sapori. Cioè, prova a riprendere un'altra. Quali sono i sentori che c'è proprio... Perché ti spaventi? Ah, che schifo in bocca! Di cos'è che sa? Petrolio lì, tu! Petrolio! 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 Di putti! E sono uguale a quasi prima! E certo! No, no, mia, mica sai che è diverso! E di cos'è che sanno? Hanno un sapore particolare, cos'è che ti viene in mente? C'hanno tanto di quei odori in mezzo qui, che non riesco a trovare neanche uno. Cioè, e lei ha detto petrolio e fondo dell'olio. Tu avrai un tuo sapore. Boh. Possiamo però dire una cosa? Leggerte l'ingrediente. Non sanno di Quello sicuro. Signori miei, queste patatine non hanno avuto successo. Prossimo video con i nonni andiamo a provare il My Selection di McDonald's. Cos'è solo il My Selection del Dio Monroe? McDonald's. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, cliccate sulla campanella. Ma io lo capisco. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ma che peccato ho fatto a parte studiare? Le vuoi no? Te le mangi? No! Io non la mangio. Ma poi la figlia non sono male.